Nei giorni scorsi, nella sala gialla di Palazzo del Carmine, è stato siglato un protocollo d'intesa tra il Comune Nisseno e Lions Club International, distretto 108 YB Sicilia, rappresentato dal presidente del club nisseno, Salvatore Pilato. Il documento punta ad una sensibilizzazione sul tema della donazione del midollo osseo, delle cellule staminali emopoietiche e del cordone ombelicale, con l'obiettivo di incentivare il numero dei donatori iscritti al registro regionale e quindi al registro italiano donatori midollo osseo. Stando al protocollo, verrà distribuito infatti del materiale informativo a tutti i cittadini, in particolare nella fascia di età che va dai 18 ai 35 anni, che chiedono il rilascio del documento d'identità. Si inserisce in un programma distrettuale, quindi che interessa tutti i Lions Club della Sicilia. Il nostro protocollo ha come obiettivo fondamentale quello di avviare una campagna di sensibilizzazione a favore della donazione degli organi, che programmiamo di sviluppare in due momenti diversi, perché intanto stiamo, diciamo, realizzando del materiale informativo che sarà presente nella sala del comune dove vengono rilasciate le carte d'identità. Sappiamo infatti che il consenso alla donazione degli organi viene adesso espresso al momento del rilascio della carta d'identità. E quindi poi stiamo organizzando anche dei programmi di sensibilizzazione dei ragazzi che frequentano le scuole, che poi verrà strutturato nel corso del prossimo anno, quindi nei primi mesi del 2023. La donazione degli organi è assolutamente fondamentale. Come dicono, come chiariscono, diciamo, i pannelli che stiamo realizzando, è una scelta, assolutamente importante, perché donare consente di, dare vita a delle persone che vivono in condizioni di assoluta difficoltà per problemi sanitari, per problemi di salute. E quando è possibile, la donazione spesso è, diciamo, utilissima per salvare la vita di queste persone.